da Peppe Manetti, appassionato di teatro e ottimo regista. Nel 1998 la compagnia è stata affidata a Peppe Citarella, che ne è diventato il regista oltre a recitare insieme agli attori. Molti lavori messi in scena, dai classici di Edoardo come Natale in casa Cupello e Non ti pago, a Scarpetta con Miseria e Nobiltà, fino ad arrivare a Mammina e Tre Caballeros, Rivisitazione di premiata pasticceria Bella Vista di Vincenzo Salime e Agenzia Investigativa dello stesso Samifaia. La commedia a cui assisterete questa sera vede protagonista la famiglia Capice, che vive in condizioni piuttosto precarie. Il bisogno spingerà i protagonisti a compiere qualcosa che non avrebbero mai immaginato di fare. Il tutto in chiave ironica, con personaggi molto particolari, ma non vi svelo altro. Il ricavato di questa serata sarà devoluto alla parrocchia e servirà per aiutare l'esistenza fissa del dimora, di cui questa comunità di San Nunzio sul Puzio si occupa anche già da un po' di tempo, esattamente 5 anni, quest'anno ricorre il nostro anniversario. Ringraziamo il parroco Don Pasquale e il vice parroco Don Michele per averci ospitato. Inoltre ringraziamo tutte le persone che stanno collaborando per la riuscita della serata. Grazie a Carmine Marcello per il servizio di audio e luci e a Daniele Gravante, che ha collaborato con lui. Inoltre ringraziamo Maria Angela Di Liberto per il trucco. Grazie a tutti voi che siete qui questa sera a divertirvi con noi. Prima di iniziare ho alcune raccomandazioni da farvi. Sicuramente dovete spegnere i telefonini o almeno togliete la soneria. Raccomandiamo ai genitori, per chi ha i bambini, di non farli sedere qui davanti per evitare di disturbare lo spettacolo. Inoltre raccomando di non alzarvi durante lo spettacolo, perché in fondo c'è una telecamera e stanno riprendendo la commedia. Da parte mia della compagnia teatrale Marichiaro 93R vi auguriamo buona serata e buon viaggio. Quando è di mano faccio la cella, lo voto elettrico.
Una soddisfazione per essere la famiglia. La soddisfazione ti devo dare oggi. Poi sì, io ho costruito un marchingegno per fargli un rapporto e tu mi fai la porta sia tutto a come. Si chiude da sé. Vabbè. Vabbè. Che bella giustura di dice senza sputtere! Agostino, uomo felice! Lui aveva fatto dei stabili e chi doveva pensare ai marchingegni non ce l'avrei fatto! Ma ci capito, ne dà bella comodità! Agostino, dal momento che lo devi a te stesso, viaggi a Pozzento! Ma non ci capito, non puoi sempre in casa un botto della comodità! Agostino, mi viene assegnato! A me! Che se mangia oggi? Perché oggi si mangia? Agostino, mi sta lavorando con buffo! Agostino, è un'abitudine meccanica. A quest'ora in tutte le case si mette l'acqua a bollire. Ogni giorno? Ogni giorno, sì signore. Ma a poco facevano pure lui. Alla stessa ora. Alla stessa ora. Certo. Come puntuale lo tiene bene. Quindi non è sicuro che si mangia. Dipende da quello che ha trovato dopo. Dipende da noi? A poi ci dà il diavolo e ci si mangia. Da Reggio. Se danno quell'intonino, ci deve stare qualche difetto di fabbrica. Uno che dice che ogni per papà esce, trova una fatica per aiutare la famiglia a mangiare. Chi dice papà esce e stanno venuti un barattolo di farina latte. Ma io non ho detto se era completa e non sono arrabbiata a fatica. Così si è inventato un sintomo, gli è andata alla cassa comunque e ci hanno dato un bambino di farina latte, che lo ci hanno dato e che l'ha avuto. E c'è più quando si inventa un altro sintomo, o mettono mangiato un cucciottino e noi pranziamo con l'imbrano scolare con le soli. No, Reggi, ma che piacere! Reggi mi dice la verità. Ma sono in attieno. Ecco, tu piglia corno per la vita. Ma da un male corno, mi dato fai un figlio con me, Tonino. Preferisci il corno. Ma visto quanto sono tu, io potrei pure capire. Ma non l'hai voluto fare da solo, c'è voluto per forza una collaborazione. Il rito lo sa. Hai ragione, il sangue è quello porta Giuliano, che lo sì che la capisce. Capisce, capisce. Ma tu sta, che va facendo tutta in un altro mieta la vita. Sapete dire, non contente che te la combinata, che è scravo mieta una strada. Un scravo ce lo dire. Scravo mieta una strada, ma tu sta che spetta. Non sai perché mi reggi? Giuliano, sei in trattativa con il seduttore. In trattativa? E tu sei capo di marchingegno del posto? E caccia fai, caccia fai. Oh, vado! Ha buffo la faccia e battere, fatti dire il nome di quelli ci facciate e corri a chiedere di varazione. Ma tu stai 50 anni. Oggi giorno il mondo non si divide più tra padre e figlio, ma tra maggiorenne e minorenne. Figlio e maggiorenne, sei in trattativa con il seduttore e noi aspettiamo l'esito. Ma sono andata incinta. E caccia fai. Secondo te ma ci ha messo la camminata da porta un porto, un buchiamo ma! E c'è comandante, scusa, ma sapete che la messa in giro la figlia di Agostino la dice? No, carità, avevo aspettato sette, mi sai che fare, non aspettare mai sette. Anzi, se non basta, facciamo una scelta, c'è un piscino, comandiamo a fare un servizio militare e poi le trattative, se facciamo fare questa campagna e fanno. Agostino sto qua, in aspettative, Tonino non si sistema. Sistema, come si è scelto? Sistema, perché ci serve un medizio. Giuliano, non fa più le trattative. No, sicuro qua che mi sono sette mince che sta facendo l'anticampo, prima o poi la ricevere. E tu continui che l'acqua in genere è a me sta freddo. Farina latte, farina latte, scarole, niente, acqua calda. Fino a me è un discorso realistico, eh? Cardici o giornale? Cardici o giornale. Dice che avremo un inverno rigido. A me si dice sempre la stessa cosa. Oh, io ho il giornale, ma non pensa se è buon triste. Ecco, a me si dice sempre la stessa giornale. Ma che c'è a fare? Ci dico il giornale, dice a me, dice sempre la stessa cosa. Ah, e i figli dei ricchi nascono dopo 9 mesi e che a Natale ci stanno i vacchi poveri venire, no? I vacchi dopo che i poveri uomini. Quindi è tutto da verificare. E io vedo. Agosto. Allora, papà. Agosto, mi sento freddo di freddo. Sei un po' caldo, è vero, Allora, figlio mio, non mi devi sfidare la faccina mentre recupera le forze con un poco di soldi. Papà, però ci stiamo occupando. A sera è pancino. E giorno di giorno il giornale e me lo vengo. Sì,
però per il tuo parte, lo pesavo, se non sta molto, preferite stesse tu che cominciare il prescio. Abbracci famiglia, adottiamo l'orario autunnale. Bravo, adottiamo, adottiamo. A proposito, non riesco a trovare le mie prese. Ah, è bene, ma perché sono servito io? Ma queste sono mie, non ci sta nessun parco sulle prese. Ho pensato a tu. Ah, ma lo faccio rimanere la vocale. Vieni là, ma faccia la vedere. Guarda là, oh, brava! Bella! E quando arriva? Quando si vuole un vento? Oh, brava! È proprio una bella comodità! Bella comodità! Vedete che è una bella comodità! Bella comodità! Ma che credete? La bella comodità è tutto merito delle vostre credenze! E vedete già quello che sta prendendo da sé! Il papà è già che si chiude da sé! Ma quando quando l'ispirazione viene, urge, avete capito? E vai con papà. Ma ti devo uno spazio, ti devo uno spazio. Appunto, da letto, comunque, vi stavo dicendo, quando l'ispirazione viene, urge, avete capito? Io e con tanta andiamo a costruire tanti marchingegni, li da mezzi in aria, non ho fatto cadere altro. Cadete. Ah, perché, ho detto, non si caro. E mi ha preso la lista per fare niente. E l'aveva avvisato, non è cosa perché discende l'assedio di Caen. Chi lo deve avere a me, ma che non ha da sedere qua. Però dici la verità, dica a sé che lo facete, mia, dite, dite! Ovviamente la senza vedere sono chi felice. Ci stava la filmella tecnica dentro per la torta tu. Quando si va? Aspetta mattonino. Aspetta mattonino, ma va che ha pagato un po' che su. Qui se è farina latte non mi sveglia. E fai la famosa lettera, così mi viene la famiglia. Ma non mi devi mamma preoccupare. Passa l'angelo e diciamo, non me. Sono sei mesi che stanno venendo a arrivare domani, che sta famosa lettera. Beh, giusto, è perché lì, un finanziamento non si concede così su quei piedi. Evidentemente, forse che l'amministrazione sta aspettando il rapporto dei tecnici. E tu spiego di questi tecnici come fanno a preparare il rapporto se l'invenzione non esiste. Ma che l'invenzione è la cosa? È la cosa il prototipo. O prototipo, sì signor, non esiste. Ma tu, passami i soldi, va a cantare un planetetto, un pedale, la bomba, l'aria compresso, un lupo e un boccaglio, e io ti costruisco il prototipo. Ma l'invenzione è quella che conta, sta tutto il caro. Leggi, io rivoluzionerò il mondo musicale. L'enfisema e l'asma bronchiale non saranno più un impedimento. E la vita no. Buongiorno. Buongiorno. Chiude da te. Anzi un po'. Mi stanno a fare. Anzi, chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto? E chi? E chi può essere stato? E chi può essere stato? Dati che ti rimane a matito, sai che faccio? Siamo a fare la bella camera un po' Ah, ma tu non la fatica! Non signore, ti faccio la mia cuglione! Disconoscimento di paternità! Sei stato cantiere! Sì, signore! E ti hanno pigliato a fatica! Subito, appena mi sono presentato! Anzi, io non mi sono neanche presentato, no, che stavo pensando! Qualcuno mi vede qua, giovane, pulito, fatinotto! Ringraziamo a Dio! Ringraziamo! Però non mi ha fatto fatica! Allora, mi chiamo andate a fare fatica. Ecco, fate via da fare, ci sono due cantine. No, ma quello che infatti è lungo, a tutta la scena, a lui. Io no, e quindi mi seguì. Io sono entrato e non ho fatto neanche il tempo, neanche il primo carretto che arriva un dale con un baffi. La guardia? No, le guardie sono arrivate dopo. E allora arrivo questo dale con un baffi, no? E va, vieni tu, vieni tu, ti arrivo, tu manda a casa, tu manda a casa. Allora io ho piccato e ti tira la base. E poi è finito. E chi si è fatto dopo? No, quello è l'unico, perché là sarà 12 utenti. E se no passano anche un po' così 6 mesi. Ma secondo me non passa pure a bussi sotto mano. Niente da fare, niente. Non ci capito niente. Poi non mi hai fatto capire. Chissà che è fatto, chi è? Ah, ero uno dei genici di Roma. Poi faccio una risata. Porti una risata. Quindi
visita a una vostra senza la licenza! Lo tengo qui, però ti perdono, Tu sei il frutto di una relazione extraconiugale e male. Ti dimentichi che in questa città a Roma oramai pure cani e porci costruisci un coppi in sabbia morte. Su scema lo sguattuava, dico, è l'unico cantiere lo costruisce senza licenza. Ma non te lo potevo trovare, no? Ma vale, gli altri non mi prendono. Perché? Ma come ve lo devo far capire che questa lettera e questo bacio che ti conferisce una rete nel fuoco e poi si mette in soggezione, tutta più lo che è diventato ufficio stampa. Ma adesso pure dell'ufficio stampa. Ma le cantieri non ci stanno. E mi ero stilente allora. Che lo già non si scrive, si scrive in separanza. Figuriamoci se Tonino ci toglie gli occhiali. Prendiamo un albero di torri di pizza. E che fate fino a poi? A che fate? Allora, leggi una volta la passata, come c'è? No, ma oggi ho passato la fisica rimediata. La farina latte, una volta, ma lì! No, oggi me la più pastiglia matta. Allora. E come sta facendo le pastiglie matta? Quello le colpe delle madri, li cadono sempre sui figli. E il tavolo di pastiglia matta, boh, ci curiamo il bro. Chi è per usare? Facciamo un po' di profilassi. O c'è una pratica per un inverno rigido. Ma come, ma tu fai conto che ti ci ho aggiornato? Niente che andava a Natale, ci per lo vedete di me è proprio curato. Ma andiamo di me è proprio curato, se mi è passito che non è che lo tempo. Fino. Biccio! Biccio! Meno male che non ci stavano i vetri. Ma perché non ci sono i vetri? Perché non ci stanno i vetri? Li abbiamo mandati a riparare. I vetri? Stiamo parlando dei vetri, signore. Ma perché si rompono? Appunto, quando la cosa si rompe si manda a riparare. Ma pure i vetri? Pure i vetri. Sarà messo. Va bene, lo dite voi. Sapete, io dopo la disgrazia mi sono come il papà. I bambini, ah? I bambini, amico. Ma che peccato! Ma io come le faccio questi 3 kg la liscia? 3 kg di
Ma lo stavo chiamando! Di giorno, voi della sera voi siete di torno, sì, per sempre di perlustrazione. Fammi venire e dice, è tornata la nostra bella matrice! E chiamo in compagnia per tutti quanti, avete capito? Non mai, asino, non tornano! Perché io devo andare a fare prima dei servizi e dico, ben sei bambino.
una mezza tutto, signore. Bravi, bravi! Alzava la lontana, signor. Ma papì! Ma no! Ma no, prego! Ma non ci stanno! Ma mi pare bene, signore! O poveratta, mi ha trattati a pesci in faccia nel sonno eterno! Ha ragione, ma che gli disgrazia la testa di me! E come lo faccio? Ma faccio il signor, torna dal cimitero! Lascia che esci pure il figlio della licenza! Avete ragione, io non ti faccio! Faccio questa testa, signor Vecchia, arrivederci! Ma deve essere che fra poco chiude! Ma noi non vorrò questo presto! Signor, si chiude la testa! Alle amici del povero Altalinta. A certi saluti, se mangia da amici. Tra poco, e a questo? Fra poco il burrito ti va e allora farà da mezzo dei suoi. Oh no, intanto il burrito non è di basso. Ma non ti muovere, a portarti di muovere. Beh, ma come l'altra? Finalmente. Dopo 7 mesi di anticamera non c'è male. La guerra dei nervi è vinta. È vero, per il ragazzo. Insomma. E a quanti confetti? E ha venuto deciso? Ha detto che non ha niente in contrario a sposarmi. Come no? In linea di massima. Che parisce in linea di massima? Ti ha posto delle condizioni. Sentiamo. Allora, ha detto che prima il creaturo deve nascere per controllare la somiglianza. Stabilito che chi somiglia, ha detto che gli deve essere simpatico e che non deve piangere la notte. Ha detto se è così, poi si vede. Mamma, ma io ci posso fare? E il creatore non ci piacciono perché dice che hanno tutti quanti la testa dirigibile appena nati, Giovanni, oppressione. E tutti dovevi rispondere che tutti i bambini nascono così, ma poi col tempo si accorgiano. Sono tutti. E ecco, mamma, ti pare ci sarà la gagna per loro. Io lo povero mai più cavo creatura, la sfiglia è un po' farmiano. Gli vuoi dare torto? Lo povero che fa di tutta una tenda, sacrosanto diritto di farsi le 2 ore di sonno. Ma chi lo signor fa di cassa? 5 ore per 7 mesi di anticamera. Mamma mia. Io vorrei sapere come posso far resistere. Intanto faccio parlare a memoria un libro sul parto in dolore. E ha già fatto pure la ginnastica. E l'anticamera? Quando gli stai di sciurma, che ha un'altra gente che mette scuola. Giuliano, bella mamma, ma quel signore che ti sentiva sempre, lei sto più. Ah, è pure oggi. E me l'è sempre risposta. Mamma, dice che mi sposa così come sono. Tu dicesti che era tanto bravo signore. Carone, mi parla con lei. E vedo. E tu allora? Papà, chi le dice? Ci avrà almeno 50 anni. E tu me dici? Una 50 anni è maturo. Giulia è diventato bravo come un buon partito, una brava persona, tutto si stima. Ah, lo sposo e io ti faccio finanziare il prototipo del clarinetto. Signori, metto l'anima in pace, che sempre figlio di zoccola nasci. E mentre quando arrivano? Signore, si è gustato come il primo del faccio, ma rimasti lì, siamo scazzati noi. E allora metteteci un cappello, scusate, così uno si prende i cimeli, non ci sono. Avete ragione, a domani provvederete. Ma avete recuperato le alici? Ah, le alici sì! Le alici sì, sì! Raccomandatevi, signor Felipe, prego, prego! Ha recuperato le alici, prego, prego! Ah! E vedete che qua c'è il cartello? Si chiude da sé, però mi fate vedere come funziona! E da di me, subito! Ma tu sei stato in casa, la roba di cazzo, la roba in giù. Vediamo, vediamo. Alici! E mi raccomando, sono preci, dovete dire, e fare l'opera di bene, perché quello da tua anima me lo diceva sé. Preci e opera di bene, preci e opera di bene. Ma perché posso, ma li dobbiamo passare? Insomma. Oh, signor, perché non mi
vi sedete, possiamo fare un po' di ragazzi. Che mi dovete dire? Facciamo cenare, non si accomodate. Vediamo. Allora signore, dovete sapere che io faccio l'invento. Oh, bravo. A volte non è niente, signore. No? Signore, voi avete mai visto l'assedio di Gaeta? No, veramente no. 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 A Palmicalda c'è sistemato un marchigegno che alla prima cannonata piemontese se ne è caduto teatro. Ma non è niente, signore. Avete mai sentito parlare del clarinetto a pedale di Agostino Capizzi? No. L'invenzione del secolo. Signore, ve lo faccio un esempio. Allora, voi soffrite di asma bronchiale? No, veramente, io dopo la disgrazia soffro solo un po' di stitichino. Ma scusate, un esempio. Dico, voi avete l'asma bronchiale. Io ho detto di no! Lo faccio in passo, esempio. Ma perché? L'esempio cazzo di mezzo non lo potete fare. No. Bene è fatto come volete. Allora, voi avete l'asma bronchiale e la passione verso un clarinetto. Ma rispondete a me, signore. Se avete l'asma bronchiale o un clarinetto o un udito su mano. E mi pare che io dopo la disgrazia volete solo un clarinetto. Sto facendo l'esempio, vi ho fatto una domanda, se tenete l'asma bronchiale non potete suonare il clarinetto? No. E allora che fate? Niente, che faccio? Sto sentendo l'esempio, che fate? Però no, l'esempio è frutto, faccio fatta la domanda, discuti. Se tu dite l'asma bronchiale e pulito suo clarinetto, che facita? Che faccio? Ricorrete al clarinetto a pedale di Agostino Capice. Signore, state attenta, io dietro le spalle così sistemo una bombola d'aria compressa che è pulita di tubo, arriva direttamente con il boccaglio dentro il clarinetto. Avete capito? E faccio cercare un nuovo alzo sul tuo clarinetto. Ma la voglio suonare! Agosti, questo clarinetto! Attami! Io non ce lo posso mettere su un clarinetto! Ma quindi avete smanito! Ma non mi piace, mi senti che fa? Bresci e opere di bene. Opere di bene! Quello dovete fare! Ma voi facciamo le opere di bene. Allora ci palazzini, signore! Va bene! Allora domani portate un'altra volta in fiera alla buon'anima. Ma oh, sempre, tutti i giorni. E non vi scudate le gatte. No, no, quella è premura mia pure. Sì, però un po' no. Di varietà, sì. Poveri gatti, non è che si vogliono mangiare sempre la luce. Fate un giorno amici, un giorno che so un po' di frattaglie, un altro giorno un po' di formaggio. Ah, signore, già che vi trovate un po' di olio per condire. Ma come si vede che pure voi volete bene a quelle povere bestie? Ma meno male che ne trovate delle persone buone come a voi. Sì, sì. Perché ve l'ho detto, io devo andare in banca a stricare dei miei commenti. Sì. Arrivederci. Io mi rendo il vento. Che padre, bene, che padre, per le povere creature. Arrivederci. Allora, arrivederci. Arrivederci. Si chiude la sigla. Tutto, tutto. Andiamo a fare, ci vedo, ci vedo, ci vedo. Guarda, si va, è quasi pronto, papà. Chissà, signora, che buona, ho rimasto per indicare un brale. Vediamo bene. Papà, ti ho fatto bene la luce, ti ho fatto ben buco da fatica, non nasce bene. Sì, figlio, figlio, ma così no, papà, mi manca. Allora, mi fanno, mi prendo una cocca, canta e ne appunto a capo. Oh, hai detto un po', papà, che ti sacci, che tu mi esami, la protezione animale. Ma, papà, 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 papà. Papà, ma mi ha sentito a te? Mi ti dico io, pure fa di nascere bello, no? Per sfamare la famiglia. E la famiglia come ti ringrazia? Con sarcasmo e ironismo. Ma dici da uno senti i vuoti? Anche io penso. Papà, ma sapete qual è il problema? Il problema è che a mi mandava sempre un metro sbagliato. O metro posto, tu sono un andascino. Ma vi faccio un esempio. Allora io poi mi chiamo papà, no? Allora che con papà mi stai chiamando? Papà, 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 faccio una cazzata per la papà. I papà, 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 e mi vado a credere, il botto non mi ricordo che ha chi si trova. Ma lì non è stupato, com'è che non mi ricordo? No, io qui ha chi si trova. Agostino. Com'è, ha chi si trova, da me o a me ci? Ma non è, Agostino. Ma io non mi ricordo. Recci. Senti mamma mia, ma papà chi è fatta? Dio a te. Ma così ma sei pazziano? No, non mi ricordo. Uffa. No, non mi ricordo, ma chi è fatta? È pronto a tavola. Ringraziamo la buona di Affarino. Grazie, andate. Thank you.
sto zibolo. Ah, Antoni, avrò un'idea di una mamma. Ma scusate, non ce l'avete, con la scusa dei gatti tutti i giorni ci mangiamo le alici. Mangeremo quello che Dio vorrà. Ma Davide, se la situazione migliore, faccio vincere una bella anima. E speriamo che domani se ne viene con le battaglie. Meno male, si mette un altro spiraglio. E qua lo spiraglio là. L'invenzione di papà è il spiraglio che si sposa con il barone. Lo spiraglio è un melone rovi. È più lungo di lei, papà. E allora ci resta la vedova. Quello sì che è reputato. I soldi in banca, non ci pensate che al mondo, no? Esistono le banche, eppure mi ci tieni i soldi. Ma... Ma papà, papà mi è venuto un'idea, a te. Raviniamo una banca. Ma non ma voi ci pensate un paio di centinaia di milioni di lire e ci visiteriamo tutti quanti. Parla Toni, parla, ma cosa mi interessa? Tu sai come si rapina una banca? Sì, papà, non ci vuole niente. Mamma mia. Allora, aspetta la pagina. Allora, primo, bisogna entrare nella banca. Secondo, neutralizzare il sistema d'allarme. Terzo, scassinare la porta affidata. E quarto e ultimo, uscire. Ed è fatto. Ed è fatto. Vai! Zitto, bello Romolo, stando zitto. Fammi sapere se tu sei scendendo che te la dice. E fammi capire di me. Oltre, tu sai come si fa a entrare in banca, neutralizzando il sistema d'allarme, aprire la camera di sicurezza e uscire? Sì. Fammi sentire. Venenti. Vieni, io voglio sentire moda, no? Il colpo bisogna farlo, venenti. Ah, il colpo vieni. E parti già male, figlio mio. Quello di venere e di marzo. Ma il colpo bisogna farlo, venenti. E perché? E perché quelli venerdì no, ci sta la settimana tutta. Noi entriamo di venerdì e poi ti danno solo sabato di arbitro. Papà, poi ci deve stare una tempesta. Dove? Allora, un cielo. Sempre quel famoso venerdì. Sempre di venerdì e a mezzanotte. E mettiamo guarda, adesso ci sono i giorni di pomeriggio, tu fai un qua. No, ma tu non lo faccio. E allora tu mi spiega perché c'è da stare la tempesta, che viene da lì sera a mezzanotte. Per neutralizzare il sistema d'allarme. Ma voi ci avete fatto caso che a Napoli, no? Quando ci sta una tempesta me ne manca tutto cose. Telefono, luce, acqua, tutto io. Allora, io non ho capito ancora, no? Se quelli impianti si rompono per colpo della tempesta, oppure staccano gli impianti per paura che si scassero. Ancora non si è capito. Papà, dunque, nel venerdì, a mezzanotte, e noi come stavamo, noi stiamo dentro la banca e aspettiamo che la terza, quarto turno mi ha mancato la corrente. Quando viene a mancare uno di noi con la tenaglia in mano, tac, e stacchi il filo. La corrente poi ritorna. E non si ritorna e sta parlando. E l'allarme non funziona più. Dai, bene, mamma. A tua madre, che ci ha cercato di non bambino. Si sta frequentando l'istituto tecnico. Mamma, io penso, te che so, io penso. Lo scegliete. Vediamo alla camera blindata. Allora, scegliete. Lasci il dinamito che è possibile. Allora, per mio gusto io scegliessi nella dinamita, quelli buoni, non bastare per un turno. Allora, ricapitolando, deve essere di venerdì, ci ha tassato un bel succede a mezzanotte, abbiamo ascoltato tu che tu già stavo lì da quando c'è una domanda. E poi dobbiamo aspettare un altro tuono per spazzare la dinamita. E come la mezzata? E dici un'ultima cosa, nascimità. E pensate pure come si fa a trasire in tappa. Ma papà, mi avete messo il dito sulla piaga. Questa è l'unica cosa che non mi viene in mente. Io ho ritenuto potesse in tappa. Ci arriva. Ma che stai buttando in tappa? Sei scema però. Voi volete rapinare una banca? Dicite la verità, ma volete rapinare sta banca? Ma chi mangia? Allora, come, sai come si fa la sita a banca? Ma perché lo so visto mo? Sì, lo sa, ci lo sa la sita a banca. Dici tu, secondo te come si fa la sita a banca? E scassiamo la porta. No. E allora non mi rimane. No. E ci deve sapere la sita. Che ti ha fatto? E allora come entriamo? Attraverso l'acquedotto.
Scimbizzavo due rubinetti e l'acqua. Allora, tu sei il chiodo più appuntito dell'amianto. Ma voi lo vedete all'artista? Tenere un bacio in capo perché dice di fare l'intervento a fuoco. E cosa per caso si mi cambia domenica? Donizio, le terra tu chiamano la settimana di domizio. Dico, stai che fa? Mi mandano un bagno di 10 bilanci. Sei scemo veramente. Ma ci sta che là, poi, a figlia a femmina. Una la tua passaggio lì dalla macchina, che non sa dire ragazzi che è in giro. Ci vuole un buon ragazzo. No, quello che aveva la decappottabile rosso con la trazione anteriore. Poi ci sta nato un signore, un galantuomo, un barone. Stavo scusa così come sta. Ma signore, quella è vecchia. E no, signori, qui è anche un papacino come pulito. Ah, mi hanno sempre un mezzo sbagliato, ma voi volete il benessere? Ebbene, io vi do il benessere, ma mi dà banco come dice su scemo. Però non comandare soddisfazione. Ma io soddisfazione a fine la Giuseppe no. L'unica cosa è che se vi è per il fratello mi dovete intervallare. Ma voi hanno una soddisfazione, ma da là. Ma la dice voi a chi si trova? Non mi ricordo. No, non mi ricordo. Andiamo a camminare questa banca. Andiamo bene, ragazzi. Aspetta, mamma. Attraessa, no! Mamma mia, vostri. E non fate gli occhi di pressione. Sarebbe la cosa di giocare, invece, mandano. Papà, ma devo venire pure io. Ma c'è avuta lotta croce a Pris. E comanda di che è fatto, comanda di che è fatto. Ma non si è visto, non è la Porque a máquina da nossa bateria.